La CGIL è pronta alla mobilitazione per garantire certezza delle risorse per L'Aquila. Il riferimento è i 100 milioni di euro deliberati a dicembre del 2012 con decreto dell'allora ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca e destinati al rilancio delle attività economiche ad alto contenuto di innovazione e a progetti di ricerca industriale. Una spesa che secondo le stime dovrebbe generare 400 milioni di euro di ritorno economico sul territorio, promesse a seguito delle quali le imprese si sono attivate impegnandosi nel cofinanziamento degli interventi, ricorda la nota della CGIL aquilana. Gli investimenti però sono bloccati a causa della lentezza della burocrazia. Il tutto in un contesto economico, quello aquilano, che nel primo semestre del 2013 ha fatto registrare un incremento degli ammortizzatori sociali pari al 76,4% rispetto allo stesso periodo del 2012, quando in regione Abruzzo la media è del più 29,7%. L'appello della CGIL è a fare presto. Il sindacato confederale invita Ministero dello Sviluppo Economico e Invitalia a fare la loro parte, velocizzando le pratiche istruttorie necessarie allo sblocco dei progetti, e al comitato di indirizzo istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a coordinare, vigilare e monitorare gli interventi.